Emiliano Marsili, buonasera. Una sfida importante, importantissima direi, il mondiale silver WBC del World Boxing Council dei pesi leggeri. Ci sarà a Fiumicino, allo stadio Cetorelli di Fiumicino, e l'avversario sarà Gamaliel Diaz. Innanzitutto, come ti senti? Sai, mi sento bene, sto facendo una bella preparazione come ho sempre fatto, come tutti gli altri incontri. Prepararmi bene alla mattina, atleticamente, con Gino Laurea al pomeriggio con Mario Massai. Niente, l'unica cosa che, diciamo, in questa preparazione sto soffrendo un pochettino è il peso e il caldo. Torniamo a parlare un attimo dell'importanza di questo match, perché questo è un match per te, dire importante, usare un eufemismo, è quasi sottovalutare l'importanza di questo match, perché tu alla tua età, 38, non hai più treni sui quali salire. Questo probabilmente è l'ultimo per poi andare a sfidare quello che è il campione della cintura regina del WBC, Jorge Linares. Non si può perdere. Questo è un treno importantissimo, bisogna vincere, bisogna mettercela tutta, come farò sicuramente, però ho un ottimo avversario, non è da sottovalutare, sarà un bellissimo match. Secondo me lì vincerà chi è più determinato, chi ha più carattere per andare avanti. Il calore del pubblico ti sarà un'arma in più per stimolarti, per eccitarti, per andare avanti, per anche nei momenti più difficili, quando sei in difficoltà, il pubblico sa, il calore del pubblico ti stimola e ti aiuta per andare avanti. Un ottimo avversario. È l'avversario degno per me, per vedere anche io come sto realmente. Tu hai sempre detto: il mio sogno è combattere qui a Civitavecchia. Non è stato possibile, diciamo, no, non ci rimasto, siamo allontanati sono molto. Sono rimasto però deluso perché, sai, visto che sono portuale, sono socio della compagnia portuale, con un porto di espansione a livello europeo, il numero uno in Europa, a livello mondiale può diventare il nostro porto, e non organizzare un mondiale dentro al porto con la televisione americana, con la pubblicità che c'è o tutto quanto, mi sembra ridicolo farlo fare a Fiumicino. Per tornare quindi nuovamente a Diaz, io ho visto qualche video, e è un pugile che comunque si muove sul tronco, si muove bene sul tronco, però di gambe non è molto mobile. No, di gambe no, però ne fai una tua caratteristica. Essendo un pugile mobile sulle gambe, però ho molte difficoltà ad andare avanti per 12 riprese a muovermi sulle gambe, fidati. Ho un foglio in mano che poi è una pagina di giornale risalente a martedì 12 marzo 2013. È stato forse uno dei giorni più belli della tua carriera pugilistica? Sì, specialmente quando ho fatto proprio il debutto dell'Europeo, che ho fatto il primo match del titolo europeo vagante con un grande campione, nastro nascente del pugilato definito, contro, diciamo, Luca Giacon, che era, diciamo, personaggio glue che doveva diventare il campione del futuro campione del mondo, e mi davano 10-1. Ti senti favorito, sfavorito, equilibrato questo match? Non mi sento favorito, mi sento al 50%, perché è un match valido, un match da non sottovalutare. È un ottimo atleta, è maturo, esperto, sa fare il pugilato, è stato campione del mondo vero, e automaticamente ci sarà battaglia, ci sarà un bel match. Sarà un bellissimo match, e fino alla 12ª ripresa dovrai stare col cervello sempre attento, mai distrarti, mai passare le braccia, perché questo sarà uno che appena sbagli entrerà a segno. Cosa ti ha detto o ti sta dicendo Mario giornalmente il tuo maestro Mario Massai? Ma Mario Massai è super convinto delle mie potenzialità, dell'allenamento che facciamo, tutto quanto. Per lui dice sempre che non ci sono problemi, però io gli dico al mio maestro da studiare bene la tattica, la stiamo facendo, e sono convinto che piano piano riusciremo a trovare le scamotage per vincere il match. Che succede in quel momento che si chiama di solito killer instinct, l'istinto del killer, che hanno i campioni fondamentalmente? È quell'istinto che ti porta ad affondare, ad uscire, magari ad affondare i colpi, quando vedi che l'avversario, quando senti l'odore del sangue, si dice no, è in difficoltà. Quando senti che lo tocchi, succede che c'ha la sensazione che il colpo gli ha fatto male, che entra facilmente, che ha una pecca, e allora lì approfitti della situazione
però sono sempre quei 1-2 secondi che si approfitti nel tempo giusto, va bene. Si deve approfittare e scoprirti buttando diamanti è sbagliato. Scrissi proprio un redazionale, Marsili Red Europa, adesso diteci che non vale neanche questa, perché ti immagino ti ricorderai, perché tu conquistasti il titolo ai Bio, il mondiale Bio a Sì, a Liverpool, Liverpool. e praticamente che successe? Che ti Sì, squalificarono. un giorno prima mi chiama la federazione, sai, se fai questo match sei squalificato e chi sta intorno a te ha squalificato anche il maestro, tutti quanti sono Ormai, squalificati. insomma. Io gli ho detto, guarda, io sto qui in Inghilterra, a me queste cose neanche me le devi dire, prima di tutto, perché un giorno prima del match, oramai sto qui, i soldi per ritorno indietro non me li dà nessuno, e il biglietto d'aereo me lo strappano. Come faccio a dirgli che stasera io non combatto perché l'Italia non vuole? L'atmosfera era dura, poi gli inglesi sono molto sportivi, molto appassionati per i loro pupilli, automaticamente siamo entrati, che poi mi ero portato 40 portuali, per fortuna dalla compagnia portuale sono venuto appresso al Liverpool, avevano fatto una trasferta insieme a Mi me, ricordo. ci hanno strappato la bandiera, ci hanno tirato le monetine, le peggio cose, poi dopo all'ultimo ci hanno applaudito, sì. L'importante è che sono arrivato dove sono arrivato, conquistando europeo, mondiale, italiano e rimanendo imbattuto. Per me è già tantissimo. Diaz ha detto Emiliano Marsili perderà la sua imbattibilità. Senti, ci può stare tutto, per carità, la vita, perché nessuno mai può dire quello che può succedere domani. Io ce la metterò tutta. La mia pelle la venderò cara. Poi se lui è più bravo, è più forte, ben venga, però io lo posso dire dopo aver fatto il match. Sì, ho vinto, no, ho perso. Prima non dico nulla. Io mi sono, diciamo, prefisso quattro incontri e poi basta. Comunque sia, sono sempre numero uno in Europa. Automaticamente sono sfidante ufficiale. Anche se mi va male questo o quello dopo di mondiale, sono sempre numero uno in Europa, sono sfidante ufficiale e ho diritto subito di fare l'europeo. Io mi sono previsto 3-4 match. E poi basta. Sempre con l'Opi 2000, Sì, TM no, Promotion di Federico sì, Federico Zampaglione. Zampaglione, che è un grande, mi sta dando una grossa mano, è innamorato di questo sport, è molto appassionato e mi sta aiutando tantissimo e lo ringrazio e spero di andare avanti e di fare belle cose. Lui vorrebbe portare il pugilato americano a livello italiano anche qua, ma è difficile, però lui ci sta provando. Beh, lui ci crede, si è mosso, ha fatto questa Sì, società sì, della sì. Certo. TM Promotion, ricordiamolo, di promozione. E non è solo per me, sarà anche per gli altri ragazzi che vedrà, che vede che hanno delle caratteristiche per fare cose grosse, per rialzare il pugilato a livello italiano.